Gianluca, ma che stai riprendendo? Non parli? Parlo io. Il covo dell'artista. Ciao. Ezio, vero? Certo. La signora Ezio. Francesca. Beh, a Maroppoli c'è questa curiosità, abbiamo scoperto in questo vicolo queste persone splendide che hanno trasformato la casa in una galleria d'arte. Gianluca, piano quando ti muovi con la telecamera, sennò poi ci fai venire mal di testa quando lo vediamo su YouTube, sul canale hashtag Houston News. Possiamo entrare? Come no? Io faccio un po' l'invadente. Sì, vai. Vieni, Gianlu. Vai. È praticamente la loro casa messa a disposizione della gente e c'hanno i quadretti belli appesi da vedere. Azio. Spezziga, giusto? Spezziga, oh diamine, con gli accenti ho sempre un problema quando faccio le riprese. Ti ho fatto anche un piccolo regalino ai nostri ragazzi. Fallo vedere, Gianluca. Allora, velocemente, innanzitutto, perché questa idea di trasformare la casa in una galleria d'arte? È per l'accoglienza, far capire specialmente ai bimbi ciò che sono i sentimenti dell'arte, della cultura, perché tramite i giovani si sviluppano veramente sentimenti forti e bisogna sapere essere maestri a questi ragazzi. Senti, Azio, innanzitutto ora c'è questa pietra addirittura che hai oggi dipinto di nero, vabbè, poi diventerà una paperetta, mi hai detto, Sì, vero? una paperetta. Una Andiamo a paperetta. quell'angolino, poi chiudiamo con questa. Girati, seguici Gianluca, oh, sarà un video di quelli più mossi, però posso prenderlo? Certo, come no. Ti ho fatto vedere prima una cosa simpaticissima. Poggiala qua sopra. Mettiamoci qui alla luce. Che cos'è questo? Monopoli di notte. Ah, quindi lo sai. E quindi? Dai, dai. Cosa ci ha detto prima Azio? Poi Aprendo, diventa diventa Monopoli di giorno. Monopoly by Day. È Evviva bellissimo, vero? Monopoli! Il profilo di Monopoly. I tuoi quadri sono da toccare. Oh, Sì. dilungarci è un po' troppo, perché veramente raccontarli tutti. Dice addirittura un bel omaggio con degli occhiali veri a Lucio Dalla. 4 marzo 43 è una data importante anche per voi? Ah, e poi c'è Monopoli, il bastione. Il Papa Cenere con la traditora, sempre di notte. Sempre di Senti, come la notte. definisci la tua arte, Azio? Che domanda interessante. È Molto un'arte curiosa, spontanea, un'arte spontanea, spontanea. sentimentale e romantica, perché in ogni opera c'è del mio cuore e dei miei sentimenti. Questo. Senti, so che le opere d'arte sono anche in camera da letto, ma stavolta ci fermiamo qui in cucina. Venite via San Cosimo, via 14. 14. Lui vi offre il caffè, un rosolio e una casa aperta per la gente che, A non per voglia. tutti, No, per pochi, ma no. non per tutti. No. Ok.